La rivolta è arrivata a Tunisi. Questa notte si è sparato alla periferia della capitale. Con il buio i manifestanti si fanno più coraggiosi, i reparti antisommossa sparano. La mattina sembra calma, ma la rabbia, che prima era solo dei disoccupati e dei giovani, ormai ha contagiato tutti. Il sindacato e il Partito Comunista annunciano manifestazioni e la fine del regime di Ben Ali. Blindati e carri armati presidiano il centro della città. Il presidente annuncia la liberazione dei prigionieri politici e la sostituzione del ministro degli interni. La piazza capisce che è in difficoltà e nel pomeriggio la prima manifestazione nel centro della città. Quelli in rosso sono i poliziotti in borghese che stanno tentando di impedire la manifestazione di questi sindacalisti che per la prima volta manifestano al centro di Tunisi. La protesta è ormai arrivata a Tunisi. Un centinaio di sindacalisti chiedono la libertà di parola e elezioni. La polizia, sia quelli in borghese che quelli con la divisa, iniziano a picchiare e sparano lacrimogeni. Una manganellata ferisce Claudio, il nostro operatore. Qualcuno gli ruba la telecamera. Dopo un'ora la polizia ce l'ha riconsegnata rotta. Dalla reazione violenta si capisce che questo è ormai un regime allo sbando, impaurito, e le opposizioni, per la prima volta in 23 anni di regime, prendono coraggio e scendono in piazza.